Commissario. Sì, ho commissario lo cazzo. Qua sono successi dei guai enormi. Io ho sempre fatto quello che mi avete detto voi. Ma adesso non possiamo collaborare più. Il rischio è molto grosso. Commissario, non mi fate incazzare. Non mi dite che mi avete fatto scomodare a venire dalla Sicilia qua per sentirmi dire ste minchiate. Per me, tengo tutto sotto controllo come al solito. Benito, accompagna signora all'uscita. Da oggi in poi, niente, ne sentiamo solamente per gli affari. Diavolo, ci occupate l'America, in Sicilia, un capo sul mio. Ma ammazzami! Non devo sparare. Amore, lentamente, messi a porta. Ma cagnato! No, vuoi, ammazzami, sparami! Certo, prima eri un soldato. Oggi ti sei preso tutto. Amone, Don Julius, mi avete fatto uscire per quale motivo? Che cosa avete in mente? Sei sveglio, Saro. Te lo riconosco. Don Saro mi segue. Prego, assetto. Mustafa, spero che questo viaggio che avete affrontato non vi abbia dato alla testa. Tutto il tempo che sono stato dentro, i miei piccetti mi hanno fatto sapere che voi non avete rispettato i patti. Avete diminuito il carico e aumentato il prezzo. Così, di testa vostra. Noi siamo stati abituati a fare gli affari solo con voi. Dimmi con voi. Sì, c'è. Dopo la versione della Sinara, signor K, in Palermo, per voi. Rischiando un pochettino, però. E le picciritti. Ancora molto due. Tanto che non si è andato da parola. E ora? Sei tornato a trovarmi? Quasi un pezzo ruo su un campo. Bravo. Don Vito! Oh, che fa Saruzzo? Vieni qua, dammi un abbraccio, va. Vieni qua. Come state, Don Vito? Come vecchi, Saruzzo. Ho molto apprezzato quello che hai fatto per mio nipote Ciccio. Don Vito, non lo dite neanche per scherzo. Io ho fatto credere che Ciccio Masiello e Carmelo fossero stati ammazzati per concludere l'affare con l'ambasciatore americano. E Don Giulio De Cesare ci è caduto in pieno. Adesso deve strisciare come una serpe e ascoltare tutte le mie condizioni. Io all'inizio ti avevo sottovalutato. Ora sogno vecchio e sogno puro malato. Avevo promesso il trono a mio nipote Ciccio. Ed è per questo che ora ho deciso che a comandare ci deve stare una persona sola. E quella persona sei tu, Saruzzo. Vieni qua. Prego, torna. Vieni con me, va. Mimmo, da un po' di tempo che non ci vediamo, eh? Hai visto? Che mi passava a fare? Tutto questo effetto negativo fa la mia presenza. Che cosa siete venuti a fare? Che cosa volete da me? Niente, solo parlare. E di cosa? Che affare? Sono stato scortese. Ma che cosa mi prende? Non so. Basta così. Va bene, Don Saro, ma come avete deciso di muovervi con tutte queste forze dell'ordine che vi cercano ovunque? Ecco perché ho portato qui lui, Florin. Se dovesse accadermi qualcosa, è lui che prenderà il mio posto. Ok, Don Saro, va bene, ho capito. Voi comunque lo sapete. Qualsiasi cosa avete bisogno, non esitate a chiedere. Io non potrò mai dimenticare quello che avete fatto per la mia famiglia. Grazie. Quello che vi chiedo è di continuare a fare bene al vostro lavoro. Dottoressa, per me è un onore essere arrestato da voi, dottoressa. Sapete che cosa penso? Che dopo questo arresto diventerete famosi. Anzi, vi faranno un presidente della Repubblica. Portiamolo via.
Adesso una notizia di ultima ora: si nascondeva da diversi anni in una villetta in contrada Torotto tra Niscemi e Vittoria. Il capo di Cosa Nostra, Saruzzo Barrano, è stato arrestato dopo 13 anni di latitanza. Buongiorno e bentrovati con la nuova edizione del telegiornale Informazione Chiara. Apriamo, come già anticipato, con un'importante notizia di cronaca. È stato arrestato dopo 13 anni di latitanza l'imprendibile capo della commissione che governa Cosa Nostra, Saruzzo Barrano. Buonasera, benvenuti a questa edizione straordinaria del TG, di questa cronaca per la notizia di ultima ora, perché è evaso questa notte il capo di Cosa Nostra, Rosario Barrano, è scappato dal carcere di massima sicurezza dell'Asinara. Buonasera e benvenuti a questa edizione straordinaria del TG24 Info News Niscemi Sicily. Oggi è un giorno memorabile che segna la storia della mafia. Cade la testa di Rosario Barrano, detto Saruzzo. E i giudici di Caltanissetta cercano di colpire mandamenti più forti per evitare che ci sia chi alzi la testa per occuparne subito il posto. È una strategia tesa. Ti fa